Potete parlarci dei vostri personaggi? Insomma, io innanzitutto mi presento, buonasera, sono Gianni Parisi. Giordano Bassetti, beh, si presenterà lui dopo. Io sono l'infido fratello del protagonista, di Alberto Pisapia. Mi chiamo Ernesto Pisapia, un avvocato un po' truffaldino che, insomma, vuol dire, non come al solito, io purtroppo c'è questa triste tradizione di fare sempre i ruoli di cattivo, un continuo, anzi proprio nella brochure dico, visto che nei Compromessi Sposi faccio l'innominato, nell'altro spettacolo faccio, ne vogliamo sentendo bene, il corrotto ispettore Formisano, nel Napoletano a Broadway il traffichino Sommella, e in cui faccio l'infido fratello Alberto Pisapia, ho fatto i ruoli di cattivo, ma mi chiedo, forse sono diventando cattivo sul serio, ma non lo so. No, la faccia Gianni. Grazie. Io invece interpreto il figlio di Carlo, Matteo Pisapia, sono laureato in chimica, quindi sono molto... Anche laureando in filosofia, sono uno scienziato quasi. Molto concreto, razionale, sono la parte appunto un po' più cinica della famiglia, e sono quello lì che insieme allo zio... Andiamo d'accordo. Diciamo. Sì, noi andiamo d'accordo, insieme allo zio proverà a dare una svolta un po', diciamo, negativa allo spettacolo. Dolorosa più che negativa, no? Sì, sì. Quindi, nonostante i caratteri comunque diversi, andate d'accordo poi in realtà e confabulate insieme? Sì, andiamo d'accordo, tutta la compagnia, tutti quanti noi andiamo d'accordo nella vita. Con Giordano particolarmente, sia nella vita tutti i giorni che in scena, questa volta andiamo d'accordo. Sì, sì. Nessuno è perfetto. Quanto vi sentite simili ai personaggi che interpretate, del suo lato malvagio, negativo? È così? Non credo che sia così anche nella vita. No, per niente simile, insomma, dire, forse solamente un po' di ironia che metto nel fare questo personaggio, mi piace essere ironico e in qualche modo divertente, però sotto non sono cattivo, anzi sono estremamente, sono un musicista, un fessacchiotto, insomma, nonostante i miei 53 anni suonati. Sì, assolutamente, anch'io non sono così razionale, anche se il ruolo mi è stato cucito addosso. Infatti moltissime persone che mi conoscono mi dicono, quando mi vengono a vedere, che soprattutto in questo ruolo io esco molto fuori, perché mi è stato appunto scritto per me. Sì, noi fortunatamente, oltre ad avere come capocomico uno straordinario attore, regista, autore, che è Carlo Bucirosso, è anche un ottimo sarto che ci cuce degli abitini addosso. A me un po' di stoffa in più, ma comunque, insomma. Allora, un saluto a RB Casting, un abbraccio, tanto l'appuntamento annuale che ogni volta che veniamo qua siete sempre con noi. Un abbraccio forte, venite a teatro. Ciao a tutti, veniteci a vedere.